Abbiamo lasciato la spiaggia alle nostre spalle per continuare su questo sentiero, perché forse c'è un'altra spiaggia più avanti. Tra 4 minuti dalla spiaggia si comincia a vedere sullo sfondo una piccola spiaggetta dall'altra parte di questa estensione. Poco più sotto c'era un bivio, un sentiero che scendeva giù basso e l'altro che scendeva su alto. Noi abbiamo preso quello che sale più alto, non sappiamo se è la direzione giusta. Adesso proseguiamo, vediamo se più avanti c'è un sentiero che scende per le due spiaggette che abbiamo visto stando dall'altra parte dell'insenatura che c'è alle mie spalle. L'obiettivo è scendere là, se troviamo il sentiero. C'è anche l'acqua fermissima. Vediamo se più avanti c'è la discesa. Non ho fatto che neanche 3 metri, 4 metri, ecco il bivio per scendere la spiaggia. Lì si sale e qui si scende. Allora, dopo circa 15 minuti di cammino siamo arrivati, lì c'è una spiaggetta e da questo lato ce n'è un'altra, adesso andiamo anche a vedere di lì, c'è il sentiero che va a scendere dall'altro lato. Ecco fatto. Qua riusciamo anche a fare il bagno, guarda, c'è bello calmo. Pensavo fosse entrato a fare il bagno quello lì. Pensavo fosse entrato a fare il bagno.